Come tutti sanno, i Visconti sono i protagonisti della Vigevano medievale. Ma chi sono? Da dove vengono? Qual è la loro storia? Per scoprirlo, risaliamo a ritroso il corso del Ticino fino al Lago Maggiore. Azzurro, limpido, pulito. Ecco il Ticino all'uscita dal Lago Maggiore. Qui si rinnova la metamorfosi del lago che torna ad essere fiume e scorre lento, grave, nobile. Proprio al Ticino, il grande fiume, si lega la storia della dinastia dei Visconti e l'inizio della loro fortuna. I Visconti. Come conti di Angera, incominciarono la loro luminosa parabola che li porterà a un passo dal divenire sovrani d'Italia. Angera, un castello a picco sul Lago Maggiore, costruito con la pietra tolta dalla roccia sottostante. Qui si rafforza il potere dei Visconti, ad Angera, uno dei punti su cui si costruisce la loro fortuna. Qui, nel XII secolo, i Visconti cominciarono la lunga strada che doveva portarli ai vertici della politica italiana. Il castello, posto allo sbocco del Lago Maggiore nel Ticino, controllava questa vitale via di comunicazione e poteva interromperla a piacimento. Questo ricatto è per secoli il punto forte su cui si costruisce la fortuna della famiglia. Il castello è la chiave della potenza della famiglia, in coppia con l'antistante gemella roccaforte di Arona, di cui ben poco oggi rimane. La parte principale è la grande torre quadrata. Sorge alta sulle acque del lago, che domina dall'alto di una roccia a strapiombo. A questo caposaldo si addossavano inizialmente solo i recinti che difendono la cima della collina e poco altro. Ma i Visconti, dopo che all'inizio del 300 conquistano la supremazia su Milano, fanno costruire un nuovo elegante edificio destinato ai ricevimenti e ad amministrare la giustizia. Proprio nella grande sala di giustizia, Matteo I fa dipingere un ciclo di affreschi che celebra la vittoria dell'arcivescovo Ottone, suo zio, contro la famiglia rivale dei Toriani. Ecco l'ingresso trionfante di Ottone in Milano, accolto festosamente dal popolo. Sono i primi e i più importanti affreschi non religiosi della pittura lombarda che trova ad Angera la sua magica, suggestiva culla. Origini della famiglia dei Visconti, che sarebbero diventati i signori di Milano, già dal 300, dalle opere di Galvano Fiamma, è stato oggetto di grande interesse, ma anche di grandi mistificazioni, ovviamente volte
ad accreditare un'antica nobiltà di questo gruppo familiare. Negli anni 70 dell'undicesimo secolo sono attestati dei personaggi, un Anselmo, un Arialdo, un Ariprando con il figlio Ottone, che abitavano in Porta Romana, Visconti in De Civitate Mediolani che abitano in Porta Romana, tanto che un rione di quella parte della città si denominava come Contrata Vicecomitum o Cruce Vicecomitum, e a questo proposito si può ricordare che tutt'oggi nella toponomastica cittadina c'è la località Crocetta Porta Romana. Sono due i personaggi che emergono in questo periodo e sono entrambi ecclesiastici, sono Ardengo e l'altro personaggio è Ottone, sostanzialmente il ritenuto poi il fondatore della signoria. E la città di Milano, come la maggior parte delle città dell'Italia settentrionale dell'epoca, vive in quel periodo la crisi degli ordinamenti comunali, le lotte di fazione, finché interviene il pontefice Urbano IV, che nomina appunto arcivescovo di Milano Ottone Visconti. Solo nel 1277, dopo la battaglia di Desio, che venne vinta dalla parte viscontea a cui si contrapponeva quella guidata dai Toriani, Ottone poté entrare in città e prendere effettivo possesso della sua sede arcivescovile. Vediamo in sintesi la storia articolata di questa grande famiglia. Dopo anni di scontri con la potente famiglia dei Toriani, Ottone conquista il potere su Milano. Con lui inizia il dominio dei Visconti sulla città. Matteo I, capitano del popolo e poi vicario imperiale, consolida il potere estendendolo anche oltre la Lombardia. Galeazzo I, bello e audace come un eroe, lotta per sopravvivere a tradimenti e congiure, oltre che all'armata guelfa. Azzone conquista il titolo di vicario imperiale dall'imperatore Lodovico il Bavaro, ma muore senza eredi e il potere passa agli zii Giovanni e Luchino. Luchino amplia il dominio dei Visconti. È un personaggio importante per Vigevano e compie la trasformazione del castello. Dopo la morte di Luchino, il fratello Giovanni, arcivescovo oltre che signore, estende il potere dei Visconti fino a Genova, Bologna e Novara. I tre fratelli, figli di Stefano, si dividono il governo del territorio. A Matteo II i domini sotto il Po, fino a Bologna. A Galeazzo II quelli occidentali, fino ai confini sabaudi. Al crudele e geniale Bernabò i domini a Oriente, limitrofi alle terre degli Scaligeri di Verona. Gian Galeazzo porta il ducato alla massima estensione, dà il via a opere splendide come la Certosa di Pavia e le trasformazioni del castello di Vigevano. La figura di Giovanni Maria è avvolta da una fama di crudeltà e il ducato è in forte crisi. Muore assassinato da una congiura. Filippo Maria, abile politico, si serve di ottimi condottieri militari per ripristinare il prestigio del ducato. Bianca Maria, figlia naturale legittimata di Filippo Maria, di cultura raffinata, diviene sposa del condottiero Francesco Sforza, che per suo tramite ottiene il potere sul ducato.